Patrimonio come oggetto giuridico del reato. Dunque, l'oggetto giuridico del reato è il bene, l'interesse leso. L'oggetto materiale della condotta, cioè dell'azione, è la cosa in sé. Dunque, distinguiamo cosa in sé e bene leso. Cosa sono i reati plurioffensivi? Sono i reati che offendono più beni giuridici, come ad esempio la rapina. Lede sia il patrimonio sia la libertà personale. Analizziamo l'elemento oggettivo del reato. Esso è costituito dalla condotta umana, dall'evento che è il risultato di essa e dal rapporto di causalità che intercorre tra tali due elementi, cioè tra evento e condotta umana. Tra evento e condotta umana intercorre un rapporto di causalità. Cos'è la condotta? Col termine condotta si indica il comportamento umano che costituisce reato. Per essere penalmente rilevante, la condotta deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice. La condotta può dunque consistere tanto in un'azione quanto in una omissione. L'azione è il movimento corporeo idoneo a modificare la realtà esterna. L'omissione si realizza con l'inerzia. Consiste nel non compiere l'azione possibile che il soggetto ha il dovere di compiere. Per avere omissione penalmente rilevante occorre non solo che un soggetto manchi di compiere un'azione, ma anche che per legge abbia l'obbligo di compiere quell'azione. I reati omissivi, come li distinguiamo? Impropri e impropri. I reati propri prevedono che vi deve essere il mancato compimento dell'azione dovuta. Quindi reato omissivo proprio, vi è mancato compimento dell'azione dovuta. Il reato omissivo improprio prevede che sia necessario che un soggetto con la propria omissione abbia cagionato un evento. Cos'è l'evento? È l'effetto o il risultato della condotta umana che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi un evento giuridico. Dunque, abbiamo un evento giuridico con duplice significato: come modificazione della realtà naturale, cioè come conseguenza della condotta umana, e evento in senso giuridico, cioè offesa al bene protetto. Ancora in base all'evento distinguiamo tra reati istantanei e reati permanenti. Riguardo ai reati istantanei, l'evento si produce in un solo istante. Riguardo ai reati permanenti, l'evento perdura nel tempo. Il perdurare è dovuto alla volontà del soggetto. Analizziamo il rapporto di causalità. Il rapporto di causalità è il legame tra il comportamento del soggetto e la conseguenza che esso produce. Dunque, l'esigenza della presenza di tale legame affinché si parli di reato è espressa nell'articolo 40 del Codice Penale, che recita: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. L'intervento di altre cause, però, non esclude normalmente il rapporto di causalità. Cosa sono le cause di giustificazione o le cause scriminanti? Sono determinate situazioni
in presenza delle quali un fatto che normalmente è vietato perché costituisce reato deve invece considerarsi lecito e la sua esistenza esclude l'antigiuridicità. Le cause di giustificazione previste dalla legge sono il consenso dell'avente diritto, l'esercizio di un diritto, l'adempimento del dovere, la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi, lo stato di necessità.